Durante il Consiglio Comunale di ieri è intervenuto a dare opportune delucidazioni il dirigente del settore lavori pubblici Stefano Penzo, il quale, dopo aver chiarito la questione posta dal consigliere Stecco sulla pavimentazione di Riva Lusenzo e sul raffrescamento del mercato ittico all'ingrosso, ha voluto aggiornare sul punto in cui si trova il Comune sulla questione pannelli fotovoltaici. Il Comune, ha affermato Penzo, è molto più avanti rispetto alla semplice installazione di pannelli fotovoltaici. La progettazione che si era studiata è stata molto ampliata, in modo da trasformare le aree interessate in comunità energetiche. Non sarà quindi prodotta energia solo per autoconsumo negli edifici scolastici in cui i pannelli saranno installati. Ora si tratta delle scuole Caccin, Don Milani e sulla copertura dell'Arena Duse, per la quale i lavori partiranno il prossimo anno. Il progetto futuro interesserà la copertura con pannelli fotovoltaici di tutte le scuole, per il quale si cercherà di aderire a un bando di finanziamento che scadrà a fine del prossimo febbraio, al quale il Comune ha già chiesto di poter partecipare. Dalla realizzazione di questi interventi il Comune potrà produrre circa 2 megawatt, quando la produzione totale di cui ha necessità l'amministrazione comunale è di circa 5 megawatt. Riuscire a produrre quasi la metà del fabbisogno energetico consentirà al Comune di risparmiare denaro dai capitoli ordinari e di poter fare un ragionamento sulla possibilità di non acquistare più energia altrove, ma produrre tutto il fabbisogno dall'interno. Mentre lo studio per gli interventi più piccoli viene svolto negli uffici comunali, gli studi più importanti vengono fatti con l'aiuto dell'Energy Manager.